nessun deputato cattolico alla Camera dell'Italia appena unificata e un vivace dibattito nel paese fra i cattolici e i politici liberali. La questione romana aveva inasprito il conflitto, proclamava un liberale del tempo. Noi abbiamo scacciato dal mondo il papato temporale e messo lo spirituale nella necessità di morire. Il 15 maggio 1891, l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII suonava come una netta condanna del sistema di sfruttamento liberale. Quest'idea così semplice che il lavoro non è una merce, che non si può speculare sui salari, sulla vita degli uomini come sul grano, lo zucchero o il caffè, metteva sottosopra le coscienze. Crispi, nel 1894, rivolgeva un vano appello alle autorità ecclesiastiche per avere l'appoggio dei cattolici contro i socialisti. Il contrasto portò ai gravi fatti del 1898. A Milano il generale Bava Beccaris prende a cannonate la folla inerme. Uccide 80 persone e viene insignito dell'Ordine Militare di Savoia per il suo coraggio, scriveva un liberale. I cattolici e il clero, col loro socialismo inconcludente, producono un effetto dannoso, concorrendo a tener vive le illusioni delle moltitudini che soffrono. Molti giornali vengono soppressi, fra cui l'Osservatore Cattolico, diretto da Don Albertario, che viene imprigionato, insieme ad altri dirigenti cattolici e socialisti. Leone XIII leva alta la sua protesta contro un governo che pretendeva di cancellare la voce dei cattolici, organizzata in 588 casse rurali, 688 società operaie, 24 quotidiani e 155 periodici. L'esplosione di Milano non era che una manifestazione della grave tensione sociale che trovava il suo terreno più esplosivo nel Mezzogiorno. Proprio qui un giovane sacerdote, Don Luigi Sturzo, aveva preso ad essere l'interprete con la sua iniziativa nel campo sociale di una realtà che chiedeva a gran voce di essere mutata. Il prosindaco di Caltagirone, con i suoi primi scritti e con il giornale La Croce di Costantino, dava un indirizzo politico al risentimento di tutto un popolo che trovava manifestazioni in perpetue agitazioni e rivolte. Il giornale di Sturzo chiedeva un preciso programma sociale per cancellare vaste situazioni di miseria e si batteva per le autonomie locali contro lo Stato accentratore e paternalista. Intanto, nel marzo del 1918, era nata la Confederazione Italiana dei Lavoratori, che in pochi mesi organizzava 1 milione di lavoratori cattolici. Il Partito dei Cattolici Italiani, il Partito Popolare, vede la luce il 18 gennaio 1919 con un appello a tutti gli uomini liberi e forti. Il senatore Merlin, che firmò il manifesto, ricorda: venne scritto da Don Luigi Sturzo e rivolto a tutti gli uomini liberi e forti, e si componeva di 12 proposizioni, tutte fondate sulla libertà e costituenti il programma del nuovo partito. Ricordo che andai a firmare a casa Santucci, in Roma, in Via dell'Umiltà, il manifesto che era già preparato dal nostro maestro Don Luigi Sturzo. Il manifesto si rivolgeva a tutto il paese. Era un partito nazionale che sorgeva. L'azione dei popolari, che si battono per l'introduzione del principio proporzionale nelle elezioni, si sviluppa e conquista proseliti nelle campagne, per la battaglia condotta in difesa della piccola proprietà e per la riforma agraria. Le leghe bianche, organizzate da Guido Miglioli nel Cremonese, funzionarono da ala marciante per le rivendicazioni contadine sostenute dai popolari. Al congresso di Napoli del 1920 suona una voce che riassume la richiesta del contado. La proprietà individuale deve essere limitata. Non vogliamo che la piaga del latifondo torni fra 10 anni ad infestare di nuovo l'Italia. Un vecchio contadino, che combatté al fianco di Miglioli, ricorda quei tempi. Io ho incominciato prima che venisse Miglioli, e quando ho detto che ho spiegato le cose, sta calmo, caro Massimo, vedrai, un po' alla volta, un po' alla volta, faremo la nostra campagna. Allora ho cominciato a fare propaganda lì, e abbiamo messo sotto l'ufficio del lavoro di Sorresina più di 30 comuni. Ma i fascisti, cosa facevano i fascisti? Hanno incominciato col bastone i fascisti e mi è riuscito a comandare fino a che cadeva Miglioli. La casa di Miglioli
fu devastata dai fascisti. Ma il seme gettato dal deputato popolare non andò per questo disperso. I popolari si riunivano nella casa dell'onorevole Spataro a Roma. Andava maturando dal tempo dell'appello ai liberi e forti la formazione politica del nuovo partito. Tra i popolari qui radunati si alimentava la fiamma del rinnovato impegno. Diceva Luigi Sturzo: il popolo saprà negare con la forza della nuova società che viene affermandosi le ragioni dei predomini armati. La sua forza di leader politico del Partito Popolare ci viene rievocata dall'allievo Mario Scelba. Una delle qualità che particolarmente mi colpì della personalità di Luigi Sturzo era la sua rara capacità di penetrazione della realtà. Episodi moltissimi, mi sono rimasti vivi nella memoria, legati quasi topograficamente ai luoghi ove le sue affermazioni furono fatte. Per esempio, in materia elettorale, nel 1921 tutti davano il Partito Popolare per perdente. Lo accompagnavo a casa, eravamo sul ponte Cavour, era proprio alla vigilia dell'elezione, e gli domandai cosa pensava dei risultati elettorali. La sua risposta fu immediata: 107 deputati. E in realtà ne vennero esattamente 107. Così come nel 1919 aveva previsto la pattuglia di 100 deputati. Il successo elettorale porta il Partito Popolare a chiedere una nuova legislazione che consacri i diritti del lavoro, facendo largamente partecipi i contadini ed operai della proprietà della terra e degli utili della produzione. Ma ricorda Umberto Merlini: la 25esima legislatura si apriva però in mezzo a bagliori di violenze e di agitazioni, così gravi da far apparire prossimo il crollo dello Stato. Giolitti ripeté le elezioni il 15 maggio 21, col proposito di battere i socialisti e i popolari insieme, ma non riuscì né nell'uno né nell'altro scopo. Agosto 1922. Accompagnavamo Don Sturzo a casa, l'avvocato Giuseppe Cappi, ex presidente della Corte Costituzionale, il quale dovrebbe ricordare l'episodio, e io. Don Sturzo era tornato dalla Lombardia o aveva trascorso alcuni giorni di riposo. Ci riferiva sulle sue impressioni e a un certo momento uscì in questa frase: a ottobre avremo o la marcia su Roma o il ritorno di Giolitti al governo. Una breve pausa e dopo qualche istante, ma Giolitti rimarrà distratto. E in effetti Giolitti fu bloccato dallo sciopero ferroviario ad Alessandria diretto a Roma. Gli avvenimenti si svolsero secondo le sue previsioni. Noi obiettiamo se non era possibile fare qualche cosa ed egli ci rispose: ormai sono divenuto una Cassandra, il governo non crede alle mie denunzie e le autorità locali tradiscono il governo e si sono messe già d'accordo con i futuri vincitori. Siamo alla marcia su Roma, che segna la rovina dello Stato. La perdurante indisponibilità dei socialisti ad una collaborazione democratica di governo, l'inettitudine dei vecchi politici liberali, l'ondata nazionalistica alimentata dal mito della vittoria mutilata, il timore della monarchia, il sobillamento degli agrari, tutto fu gettato ad attizzare il focherello fascista fino a farne un incendio che avrebbe divorato in breve tempo ogni residua libertà. Mussolini andò al potere, ma le violenze continuarono. Ed i popolari ne furono le prime vittime. Di fronte allo spettacolo delle violenze fasciste, un uomo come il cardinal Maffi di Pisa pronunciò la frase famosa: come vescovo piango, come italiano mi vergogno. L'assassinio di Giacomo Matteotti
stava a significare che il fascismo non tralasciava ogni violenza pur di conseguire il suo risultato. Uccidete me, ma l'idea che è in me non la ucciderete. Restava un nemico da sconfiggere. Il Partito Popolare, definito da Mussolini dannoso agli interessi della religione e infido di fronte agli interessi della patria. Ultimo atto ufficiale di grande risonanza politica del Partito Popolare, il congresso di Torino. De Gasperi si oppose ad ogni collaborazione coi fascisti. Per gli uomini che vengono dall'Azione Cattolica o dalle organizzazioni operaie, non vi può essere scelta alcuna fra il pericolo di perdere il mandato o quello di smarrire il carattere che ha impresso sulla loro fronte la Democrazia Cristiana. In causa il segretario del partito Luigi Sturzo, e il suo intervento viene definito dai fascisti il discorso di un nemico. Le elezioni del 1924 sono una tragica burla condotta dal fascismo. Sturzo si è dimesso e parte esule. La lotta politica si spegne. Rievoca il senatore Tupini. Io posso dire che eravamo 124 i deputati che fummo espulsi, che facciamo parte dell'Aventino. Oggi ne sono sopravvissuti 20 perché la morte ha falciato molti di coloro i quali furono espulsi. Di questi 20, 10 sono democristiani, i quali sopravvivono a quell'epoca. La mozione fu approvata all'unanimità dalla Camera e subito dopo, poi nella stessa seduta, Rocco, per la difesa del fascismo, introdusse quella legge che fu approvata pure all'unanimità, nella quale ristabilì la pena di morte contro tutti coloro i quali avrebbero avversato il fascismo in seguito, insomma. È la fine. Scompaiono i partiti. Nasce il regime. Il Partito Popolare è sciolto da autorità. De Gasperi è in prigione.